Mi dice qual è l'ultimo libro che ha letto? Devo dirvi quello che mi è piaciuto di più, perché ultimamente per diversi vediamo un libro, non vi dico il titolo, mi piace raccontarvi il contenuto, è un libro che parla di una... di un'associazione etico, morale, sociale tra la spiritualità e la politica. L'ultimo libro che ho letto è un libro di Ken Follett. Titolo? Non lo ricordo più. Okay. Perché poi noi purtroppo abbiamo questo problema che leggiamo tutti i giorni documenti, norme, e quindi devo dire che la lettura in questo momento mi manca un pochettino, ma arrivo a casa la sera e manca proprio lo stimolo a leggere dopo delle giornate fatte su documenti poco piacevoli, devo dire. Allora, lo sto ancora leggendo, l'ho comprato la settimana scorsa a un'iniziativa che c'era alla SOMAS sul jazz ed è la lezione di piano che è stata presentata dal pianista che faceva... L'inganno di Tangentopoli, riletto due volte. L'ultimo libro che ha letto è un libro leggerissimo ma molto interessante, è stato uno scoop letterario, sono Le sette lezioni della matematica di Rovello, è molto molto bello. L'ultimo libro che ho letto è un libro di un personaggio dell'Ottocento che si chiamava Gurdjieff ed è intitolato Incontro con uomini straordinari. Ah, ho letto due libri, anzi tre addirittura. Ho letto, il titolo non me lo ricordo perché forse è la biografia di Zoff, che non sembra una cosa, però è stato un bel libretto. La lotta tra la civiltà islamica e cristiana, un bel volumazzo così. Molto bello, storico, storico, molto, molto bello, e dove ho trovato una riflessione interessante, dove dice che la cristianità attorno al 1000 ha avuto un grosso problema perché era attaccata da tutte le parti e c'erano gli unni, i magiari, gli avari sul confine, i vichinghi sul confine francese e gli islamici sul sud, ma mentre le lotte con gli altri due popoli si sono conclusi con la cristianizzazione degli avversari, e gli islamici non puoi cristianizzarli, è impossibile, quindi sono molto pericolosi. Qual è la canzone e colonna sonora della sua vita? Mi sfugge il titolo perché non sono bravo con i titoli, ma è la canzone degli Wham. Merry Christmas. Last Christmas, esatto. Ah, guardi, io sono un grande amante di musica, non ho una canzone in particolare, ho dei cantanti che amo molto. Sicuramente molti cantanti italiani, ma in modo particolare il mio cantante preferito è sempre stato Bruce Springsteen. A me piace molto Lucio Dalla, fatemene venire in mente una, insomma, sono qua adesso a scavare l'anno che verrà, grazie, è proprio una delle canzoni che, diciamo così, motivano una vita di attività politica. La vita che faccio tutti i giorni. Non ne ho, sono sincero. Mi piace molto Vasco Rossi. No, non ce l'ho una canzone singolo. Io sono, suono qualche strumento, la fisarmonica, il pianoforte, il flauto traverso, naturalmente a livello hobbistico, non professionale, e amo molto la musica jazz. Per cui mi piace molto, per esempio, un grande pianista che è Art Tatum. Guarda, canzone, colonna sonora della mia vita è la mia banda suona il rock. Ivano Fossati. Non ho mai capito cosa c'entrasse, perché cercavo di capire il testo ma non l'ho mai capito, però era divertente.